Ciao a tutte e ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Se questo video vi piace, ricordatevi di mettere un bel pollice in su per me. Se poi avete piacere di supportarmi, scusate, in questo percorso su YouTube e quindi insomma di darmi una mano a far circolare energia positiva di cui assolutamente ora più che mai è, diciamo, nei giorni a venire c'è assolutamente bisogno, quindi insomma di essere al mio fianco iscrivendovi al mio canale. Ricordatevi nel momento dell'iscrizione di attivare la campanellina per rimanere aggiornate o aggiornati su quelli che saranno i miei prossimi video. Questo è un video haul fritto misto. Volevo mostrarvi appunto qualche acquisto che ho fatto e che sì, mi ha regalato una bella soddisfazione. E vediamo se appunto la sfida è vedere se riuscirò ad aspettare, diciamo, dopo Natale, insomma, per inaugurare questi acquisti, o se invece, insomma, non riuscirò ad aspettare dopo il 25 dicembre. Questo perché, al di là del fatto dei regali di Natale, mi piace comunque magari anche indipendentemente dalle ricorrenze, potermi prendere qualcosa che mi piace, come magari fare dei regali anche a prescindere da compleanno, Natale o diciamo ricorrenze varie. Fatemi sapere se appunto è così anche per voi. La cosa, diciamo, interessante del periodo natalizio è che magari, insomma, referenze che non riesco a trovare in altri periodi dell'anno sono invece reperibili durante il periodo natalizio. Però, insomma, secondo me, diciamo, perché aspettare una ricorrenza per coccolare, gratificare, gratificarsi? Fatemi anzi sapere giù in info box un pochino come la pensate anche voi e sbizzarretevi con i commenti. Ma veniamo alla ciccia. Allora, ho voluto prendere questa borsa. Sì, voi la vedete, sì, diciamo che più che un marrone, la vedete un attimino un po' più scura, è comunque un bronzo, è fatta così. Mi è piaciuta con i manici, così. Questa insomma è una media dimensione, diciamo che essendo io piccolina, questa, ecco così la vedete anche meglio, è per me la massima dimensione, insomma, per una borsa. Mi è piaciuta, diciamo, per il colore e per questo particolare che una volta, io adesso, diciamo, l'ho, anche se non la inaugurerò magari già domani, l'ho voluta riempire proprio per dargli più forma, penso che si dica così. E mi piace molto questo particolare della pochette nella borsa. Appoggio un attimo la borsa e vi mostro questa pochette che con cerniera. La borsa ve la rimostro un attimo, di per sé non ha la cerniera. Ah, ve lo faccio vedere, eccolo qua, si nota, sì. Questo particolare, diciamo, con la chiusura così, che penso, eccola qua, che penso che si chiami chiusura automatica. Fatemi magari poi sapere se effettivamente così. Sicuramente molte di voi, magari anche qualcuno tra voi sarà più esperta o esperto di me per quanto riguarda le borse. Questa pochette nella borsa, una pochette bella capiente. Io adesso faccio questo, diciamo, mini what's in my bag, giusto per far capire un attimo quanto può essere capiente, perché ci ho messo il mio attuale portafoglio, che sicuramente avrete visto anche in qualche altro mio video, e ci ho messo, questo anche l'avete visto in qualche altro mio video, il mio portamonete fatto a zebra. Mi diciamo è piaciuto molto questo particolare della cerniera perché insomma dove io vado a riporre soprattutto il mio portafoglio con tessere varie, il mio documento d'identità e quant'altro, insomma, mi va molto meglio che ci sia perlomeno una cerniera e fatemi sapere se effettivamente è così anche per voi.
E adesso vi faccio anche vedere, proprio ho voluto tenere il sacchetto per anche lasciare il logo del negozio che si vede molto bene nonostante l'effetto specchio che è Dani. Per quel che ne so io, Dani è presente, diciamo, fisicamente come store in Veneto e probabilmente anche in Friuli Venezia Giulia. Comunque, per chi volesse dare uno sguardo, io poi vado a riportare comunque anche l'informazione per iscritto in infobox danishop.it. È una catena comunque che penso sia proprio veneta, sì, se non ricordo male, ma potrei essermi anche sbagliata. È famoso, diciamo, per essere un negozio effettivamente low cost. Io questa borsa non ho il cartellino proprio del prezzo che pensavo di aver conservato, l'ho pagata comunque meno di 25 euro, non ricordo se 24,90 euro o 24,50 euro, però insomma una differenza effettivamente alquanto irrisoria. Ho voluto questa borsa, tra l'altro, insomma, ad un prezzo così vantaggioso proprio perché magari è la borsa che vado a mettere nel cestino della bici, proprio molto, diciamo, chiamiamola così, molto alla selvaggia e quindi, insomma, diciamo, spero, siccome mi piace, che insomma mi duri un po', ma non sicuramente, non è tipo magari, ecco, sicuramente quel tipo di borsa che vado a usare in circostanze diverse, qui faccio più attenzione. Anzi, fatemi sapere se avete anche voi magari una borsa, uno zaino, quant'altro, che diciamo considerate un pochino più, passatemi il termine, selvaggio. Poi invece, oltre alla borsa, questo preso proprio perché mi strapiaceva, ho voluto prendere questo portafoglio e mi avvicino, insomma, in modo che si vedano insomma un pochino anche i particolari. Allora, questo è un portafoglio qua. Faccio vedere, sì, non si legge, ma si vede comunque il disegno di Vendula London. Fatemi sapere, poi comunque vado a riportare anche per iscritto, diciamo, il nome del marchio, se conoscete il marchio Vendula London. La particolarità, e qui diciamo rimostro il portafoglio, è proprio quella di andare a ricreare su oggetti che possono essere borse, portafogli, pochette, portamonete, a volte anche delle scene. Io questo, vabbè, non si vedono poi i minimi particolari, ma diciamo l'ho scelto perché va a, diciamo, ricreare quella che è la vetrina di una farmacia. E nella mia città è, diciamo che angolo che ti giri, farmacia che trovi. Comunque, insomma, sono sicuramente, al di là di questo periodo, una grande risorsa, anche perché, insomma, in tutte queste farmacie sono presenti dei professionisti gentili e preparati, preparati. Sì, scusatemi per la papera. Fatemi sapere se anche magari nella vostra città, nel vostro paese, ci sono molte farmacie oppure insomma le farmacie sono effettivamente una realtà molto presente. Questo mi è stato proposto come pezzo della collezione invernale. Poi così con spazio per le tessere ha anche, diciamo, una cerniera con quest'ulteriore spazio e questo che magari può essere usato come portamonete, ma a me piace avere, diciamo, il portafoglio con, diciamo, i soldi di carta, le varie tessere e i documenti, e poi invece per le monetine mi piace, diciamo, avere proprio il portamonete. Fatemi sapere se magari è così anche per voi, o seppure tenete, diciamo, le banconote o in Veneto, diciamo, i schei. Diciamo di carta, quindi quelli più sostanziosi, insieme alle monetine nello stesso portafoglio, o se vi piace invece separare come preferisco fare io.
Fatemi sapere anche se conoscevate il marchio Vendula London, se comunque poi solo andate a digitare su Google Vendula London, vi vengono, diciamo, fuori immagini delle varie referenze, comunque insomma sono referenze che anche su vari siti sono reperibili molto facilmente online. Io questo invece, siccome mi è stato fatto lo sconto proprio così, perché l'ho acquistato in un piccolo negozio della mia città, di listino il portafoglio costava 42 euro, io l'ho pagato 40 euro. Ecco, diciamo, ho voluto scegliere un portafoglio, diciamo, un po' più particolare, un po' più, ecco, passatemi il termine, da tenere da conto rispetto alla borsa, proprio perché so che, insomma, anche nel momento in cui è nel cestino della bici, ho appoggiato il portafoglio, è riparato dalla borsa. E quindi, insomma, ho, tra virgolette, passatemi il termine, preferito una soluzione un pochino più selvaggia o spartana per la borsa e una, diciamo, soluzione invece un po' più particolare, più carina, più curata nel dettaglio per il portafoglio. Fatemi sapere se magari anche voi a volte avete fatto questa scelta e insomma, e se ci sono appunto anche magari dei portafogli o degli accessori che appunto tenete in borsa e che quindi sono un po' più, tra virgolette, protetti e che quindi insomma avete voluto scegliere magari un po' meno selvaggi, un po' meno spartani e un po' più particolari. Sbizzarritevi nei commenti, fatemi un pochino anche sapere la vostra e insomma fatemi sapere anche se magari appunto siccome nella mia città Dani è presente anche con due punti vendita ed è famoso per essere un negozio low cost ma bello frizzante, bello carino, fatemi sapere se appunto anche voi lo conoscete perché insomma è un negozio in cui ci si può sfogare senza fare, diciamo, essendo i prezzi contenuti, chissà quali danni e se poi magari diciamo diciamo ciò che compriamo si rovina o dura, insomma non porta nemmeno questo a drammi perché insomma sicuramente senza una grande spesa successiva si potrà andare a ricomprare qualcosa di carino e di sfizioso. Io vi ringrazio per aver visto il mio video fin qua. Ringrazio i vecchi iscritti, i nuovi iscritti e tutte le persone che in maniera gentile, simpatica, educata, divertente, propositiva commentano i miei video. Sbizzarritevi giù nei commenti, fatemi sapere un pochino la vostra. Io vi mando un bacio, un altro e un altro ancora. Ciao a tutte e ciao a tutti, ci vediamo nel mio prossimo video. Ciao!